Buon pomeriggio amici e amiche di Nova News 24, una delle coppie che ha fatto sicuramente discutere al Grande Fratello VIP è quella formata da Edoardo Tavassi e Micol in Corvai. I due quando sono usciti dalla casa ovviamente non avevano molte speranze, qualcuno non scommetteva più di un euro sulla loro relazione duratura, eppure sono arrivati fin qui, fino alla convivenza addirittura. Qualcuno ha parlato però di una cucina, ma cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Sembrerebbe proprio che in una notizia che è trapelata dai fan, qualcuno tra Edoardo, Donna Maria, Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro doveva regalare una cucina da 13.000 euro alla propria fidanzata, ma cerchiamo di capire perché proprio è stato fatto il nome di Tavassi. Sembrerebbe proprio che il nome di Tavassi è stato fatto perché sicuramente era lui che è andato a convivere ufficialmente con la propria fidanzata, ma Tavassi ha chiarito la cosa e ha cercato di smentire. Pensa se arriva sta cucina da 13.000 euro mentre sono in Sicilia. Io voglio sapere, perché a me questa storia mi fa volare, ma se io ho la casa in affitto di 50 metri quadri e mi prendo la cucina da 13.000, dove cavolo la metto? In terrazzo? Io non so se è più stupido chi ha inventato questa storia o quelli che ci credono. Queste le parole di Tavassi, che ha subito prontamente smentito. Ovviamente qualcuno ha esagerato un po' con le parole, definendo quindi Tavassi magari esagerato perché ha deciso di acquistare questa cucina di 13.000 euro, che poi fatecelo dire amici di Nova News 24, saranno anche fatti loro. Ma attenzione, la cosa più grave che sembra essere stata detta è proprio che hanno fatto il nome di loro due non trovando proprio un capro espiatorio, ma proprio quello che sta succedendo sul web ormai negli ultimi tempi va ad evidenziare una situazione in cui qualcuno ovviamente lancia queste fake news che poi vengono ingigantite dai fan delle coppie e dei VIP in generale. Intanto amici di Nova News 24, diteci la vostra, diteci cosa ne pensate. Intanto se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.